Con questa immagine potrei già far finire questo video, però io, Sergio Pellissier e la sua Clivense abbiamo tanto da raccontarvi, quindi mettetevi comodi, prendete, non lo so, popcorn, patatine, uno snack e gustatevi insieme a noi la Clivense e soprattutto Sergio Pellissier, colui che l'ha creata. Da quando ho iniziato il mio cammino in terza categoria quest'anno ho letto un sacco di commenti in cui veniva citato Sergio Pellissier e voi direte, ma scusa, ma qual è il nesso tra ZV e Sergio Pellissier? Ebbene, io ho iniziato, come sapete, il mio percorso calcistico quest'anno a 23 anni in terza categoria. E Sergio Pellissier, dalle ceneri dello scomparso Chievo, dove non solo era il capitano, era anche l'uomo bandiera, l'uomo immagine, nonché uno dei primissimi tifosi, ha creato la Clivense, squadra militante proprio in terza categoria. E ha fatto anche il suo esordio in terza categoria. Esatto, Sergio, colui che in Serie A ha realizzato più di 100 gol. Ma andiamo anche a vedere questi gol che ha fatto Sergio Pellissier con la Clivense, perché ha giocato soltanto una partita in terza categoria e in quella partita ha realizzato una doppietta. Questo è il primo gol, su calcio di rigore, che però ha saputo trasformare egregiamente, spiazzando il portiere, proprio come faceva ai tempi in Serie A. Insomma, Sergio Pellissier non sbaglia. E il secondo, eccolo qui, risultato di 5-0 e la sua Clivense, grazie ad una doppietta strepitosa dell'attaccante numero 31, riesce a vincere ancora. Ragazzi, il sogno si è realizzato, perché innanzitutto per me è un grandissimo piacere, un grandissimo onore averti in primis qua davanti, perché comunque sono un grande fan, amante calcistico, quindi non posso essere anche amante della tua figura sportiva. E perché no, dopo anche spieghiamo il progetto Clivense Umana, perché quello che stai facendo veramente è un qualcosa che va al di fuori tanto del calcio. Incredibile, ci siamo riusciti! Ho portato Sergio Pellissier sul canale. Quindi ragazzi, per questa cosa veramente dobbiamo sfondare YouTube. Non lo so, lo vorrei abbracciare, perché quello che hai portato nel calcio dilettantistico, posso abbracciarti. Davvero, quello che hai portato nel calcio dilettantistico è un qualcosa che mancava e che soprattutto in Italia non c'era. Invece grazie alla tua figura e grazie a tutto quello che stai facendo hai dato una speranza anche per noi, che comunque il calcio di Serie A è troppo lontano, quindi avevamo bisogno di poterci sentire anche noi la nostra piccola figura, la nostra piccola parte dei calciatori, diciamo così. Quindi io in primis ti volevo ringraziare per questo. Ma a parte che siamo calciatori della stessa categoria, giochiamo in terza anche tutte e due, quindi no, beh, fa piacere, ma stai facendo anche te qualcosa di importante, perché sarebbe bello che anche tutte le persone, tutti i calciatori che militano anche nelle categorie inferiori possano avere mediaticamente anche un po' di visione, perché comunque se lo meritano per la passione, per l'entusiasmo, per la voglia di sacrificare il tempo libero per andare a tirare quattro calci in pallone anche in categorie dove purtroppo vai a giocare anche in campi dove non c'è neanche l'erba a volte. Ne sappiamo qualcosa noi sul canale. Ci racconti un po' com'è nato il tutto, com'è nata la Clivense? Ma la Clivense è nata perché comunque dopo 23 anni di carriera avevo perso quella società che mi aveva cresciuto, che mi aveva dato certi valori, che mi aveva dato certi ideali. Quando ti succede così ti subentra un qualcosa in più che ti dice no, non posso mollare, non ho mai mollato in vita mia, ho sempre lottato contro tutto e tutti per quella maglia. E allora ho deciso di aprire di creare questa nuova società con gli stessi valori, con quello che sono cresciuto, e portare magari soddisfazione a tante persone che poi magari per queste vicende sono rimaste senza scuola. Certo, però ti aspettavi tutto questo supporto? Cioè, pur ripartendo da zero, te l'aspettavi? No, lo speravo, devo dire la verità, lo speravo, perché quando dai così tanto per quella gente lì ti aspetti che tutti ti seguano, ma non è sempre così, certo. Purtroppo. Però gran parte di queste persone ci sono, mi hanno seguito, mi continuano a ringraziare. È una cosa fantastica quando riesci a fare con niente così tanto, perché il ringraziamento da parte di quei tifosi li vedi proprio commossi, sì. E dico, beh, non sapevo cosa fare la domenica, almeno ho qualcosa in cui credere, qualcosa dove andare a sfogare, a stare in famiglia, perché noi da Clivense
vorrei far capire a tutti quelli che inizieranno a tifare noi o che già ci tifano che questa è una famiglia. Tutta Italia, diciamo che oltre alla propria squadra del cuore, Foclivense lo si tifa, dai. Ormai tutta Italia un po' sì. Io me lo auguro perché ho avuto, quando ho iniziato a pensare di poterlo fare, quando ho iniziato a creare la società, ero in vacanza in quella settimana che ho fatto quella settimana e basta, ed ero in Puglia e in fatalità ho beccato tantissime persone che mi facevano complimenti per quello che andavo a fare. Non era neanche partito, quindi la cosa bella è proprio l'affetto che le persone, non dico comuni perché non sono comuni, però i tifosi anche di squadre avversarie, anche di altre società, certo, hanno capito quello che sei andato a fare ed è una cosa fantastica. Come abbiamo detto prima, è una cosa che va secondo me al di fuori del calcio. Tu che comunque hai calcato dei palcoscenici importanti, ovviamente non ti voglio chiedere la differenza con la terza categoria a livello tecnico perché è una cosa molto evidente, però la differenza a livello proprio umano e a livello, non so, anche in campo. Beh, la differenza è tecnica, è normale, i giocatori hanno un qualcosa in più qualitativamente, forse in certe cose ragionano in modo diverso e più rapido, però credo che la passione che metti nel fare le cose senza percepire niente, quindi senza prendere soldi, senza un secondo fine, è superiore nei dilettanti. Però credo che se si riuscisse a fare un mix delle due cose sarebbe una cosa importante ed è quello che stiamo cercando di fare in altri mesi. Ci vediamo ragazzi la partita insieme e poi se possibile ci vediamo dopo. Assolutamente. Intanto grazie mille davvero, complimenti ancora. Grazie. Ci vediamo dopo. Che dire, già da queste immagini potete vedere che più che una terza categoria mi sentivo veramente quasi in una squadra di Serie B, Serie A. Accoglienza fantastica, campo fantastico, tutto perfetto. Ciao! Ciao! Ciao. I due bimbi di Pellissier. Ciao! Ed ecco che entrano le squadre in campo, quest'oggi andremo a vedere la partita tra Clivense e Young Boys 545. Lo stadio era meno gremito del solito perché era una partita di coppa, ma guardate questa immagine, Sergio che sistema la sciarpa ad una tifosa anziana. Ragazzi, ve lo giuro, mi si scioglie il cuore. Gli ultras però erano sempre presenti, forse oggi essendo una partita di coppa appunto non c'erano tantissime persone, però gli ultras sempre presenti. Chi con le bandiere del Chievo, chi con la sciarpa della Clivense, insomma loro c'erano comunque. Ma tuffiamoci subito con la telecronaca per questa partita di coppa tra Clivense e Young Boys 545. La Clivense è in maglietta amaranto, mentre invece la Young Boys 545 bianca e rossa. Ed è proprio lo Young Boys che prova la prima azione, però Clivense molto fortunata e comunque anche il loro portiere ha fatto un'ottima uscita dopo una disattenzione difensiva. Qua ci provano subito. L'ha provata la Giuseppe Mascara. Già dei primi minuti riesco a vedere una grandissima differenza con le altre squadre di terza categoria, tra cui la mia Play to Give, perché comunque la Clivense, voglio dire, si allena, poi ha fatto i provini, insomma è stata una cosa ben pensata. E qui infatti potrebbe andare al traversone il numero 2 della Clivense, eccolo qui il traversone un po' sbilenco che arriva. Sarebbe stato bello così il primo. Attenzione intanto alla Clivense che prova ad impostare l'azione con il numero 8 che rimane giù, calcio di punizione. Da terza intanto, categoria. In diretta da terza categoria. Oh, gol. Che gol ha fatto! Che gol ha fatto! Regà! Oh, questa punizione qua! Tanto vedo il punto. Devastante, però andiamo a vedere cosa è successo. VAR! Ed è gol, ragazzi! E che gol! Il gol del numero 4, Loris Facciolo! Ed è subito vantaggio Clivense con questo gol incredibile da più di 30 metri, secondo me. Punizione diretta, fantastica, Facciolo, 1-0 Clivense. E ancora la Clivense prova ad avanzare con le doti tecniche del numero 10. Il pallone entra, potrebbe andare al tiro, attenzione perché rimane lì dove c'è il numero 11 che appoggia dietro. Azione costruita alla perfezione, attenzione, pallone che rimane ancora lì. Vediamo l'incursione, la palla che ritorna, il tiro, fuori di poco. Completamente una squadra diversa rispetto a Play to Give. Noi non facciamo tre passaggi di fila, però c'è un motivo. Sempre Clivense ancora che spinge,
lì davanti, bellissima la palla, attenzione perché va giù, ci potrebbe essere un altro calcio di punizione, infatti è così, altro calcio di punizione sotto la barriera. La voleva battere bassa la Ronaldinho, che passa sotto la barriera. Clivense che non sembra mai in pericolo, qui attenzione però allo Young Boys 545 che prova l'incursione con il loro numero 7, un buon giocatore però palla troppo debole, calciata troppo debolmente appunto per infastidire il portiere Amaranto. E allora dall'altra parte ancora la Clivense da fuori aria, il mancino a un passo dal 2-0. Però occhio perché è soltanto questione di tempo, il pallone rimane lì e la palla è entrata, c'è il gol di Tenuti, 2-0 Clivense. Ed il 2-0 è arrivato, Tenuti per il 2-0, un altro gol con la carambola, l'importante è che sia gol. Fine primo tempo, punteggio di 2-0 Clivense, ma ragazzi che qualità sta squadra e non sono nemmeno tutti titolari. Si riparte quindi con il secondo tempo, punteggio di 2-0 per la Clivense, che ancora adesso ci prova, sempre dalla distanza, il portiere avversario para, però il pallone rimane lì e occhio ai cambi. Lui è il bomber. È entrato ragazzi il bomber con più di 20 gol, Kevin Inzerauto. Adesso la vogliamo proprio chiudere, vogliamo il 3-4-5-0. Non solo bomber, anche primo gol proprio nella storia della Clivense e prima tripletta. E proprio Kevin Inzerauto, guardate con che voglia e con che fame entra in campo, recupera subito un pallone il numero 16, Kevin Inzerauto, il bomber, la mette dietro, attenzione perché potrebbero provare a calciare, la palla rimane lì, niente da fare. Il gol arriva, me lo sento, ho queste vibes positive del 3-0. Calcio di punizione Clivense con il numero 4 pronto per la sciabolata in mezzo. Pallone troppo alto, non ci arriva nessuno. Dall'altra parte vediamo ancora Kevin Inzerauto dentro per il 5 che potrebbe andare alla conclusione. Il portiere in due tempi però da quando è entrato Kevin Inzerauto è un'altra Clivense. E infatti ancora qui il lancio lungo. Occhio perché De Martis passa e c'è il gol del 3-0. De Martis, 3-0 Clivense. 3-0. È a casa, diglielo. A casa. Bellissima incursione e c'è il 3-0, ma occhio perché il pallone è scodellato dentro per Inzerauto di testa. Il bomber. Quarto. Sempre lui! Sempre lui! Che gol! Sì. Bel gol, bel gol. Ci siamo! Se dovessimo fare magari una amichevole contro di loro, perdiamo veramente 20-0. Questi qua giocano, Cioè, a me non sembra proprio una squadra terza categoria. Punteggio di 4-0 Clivense. Mamma mia, però bisogna fare davvero i complimenti a questa squadra, perché sia dietro in difesa che davanti hanno un roster incredibile. Arriva anche Facciolo dalla distanza, doppietta personale, 5-0 Clivense. 5 a casa. Così, così, così. Bel gol, Sì. Questo è un bel gol. 5-0, te lo aspettavi questo risultato? Sì. Te lo aspettavi? Sì. Potevamo fare di più, arriveranno più gol? Sì. Quanto finisce, dai, diccelo. 6-0. Occhio ancora, lancio a cercare Inzerauto che prova a passare con questo guizzo. Fenomenale Inzerauto, guardate che giocata ancora, riesce ad andare via. Si guadagna un calcio di punizione, ma che giocatore è Inzerauto. Te forte ragazzi Inzerauto, tra l'altro 2001. È un bellissimo giocatore, Altri cambi, c'è il cambio anche per il portiere. È entrato un figlio d'arte, il portiere Squizzi, nonché figlio dello storico portiere Lorenzo Squizzi. Cose bellissime, una dopo l'altra. Una delle ultime azioni per questa partita, possesso palla Clivense, pallone spazzato, però arriva Tenuti che ne supera uno. Tenuti dalla distanza, 6-0. 6-0. Avevi ragione tu. 6-0. Ragazzi, è un indovino. Ha detto che finiva 6-0. 6-0 finito. Con long shot dalla distanza. Bel gol.
prossima! Ciao! Faccio, dopo che ho mangiato, faccio in tempo domenica a fare un salto, te vedrai! Sempre ciao. Forza! Ciao. Signora! Minuto sempre forza! Sempre forza! Forza! Clivense! Ormai siamo alti, alti! Buonanotte! Buonanotte! E finisce qui! Ennesima vittoria della Clivense. E il primo a festeggiare è proprio il presidente Sergio Pellissier, che è con noi in tribuna. Ciao ragazzi, complimenti. Ragazzi, siamo qui col mister della Clivense. In primis mister, complimenti, perché la sua squadra non mi sembra proprio una squadra da terza categoria. Sarà per gli elementi, ma sarà anche per comunque la tattica che ha insegnato. Soprattutto vedo una calma incredibile. Parlo da giocatore che anch'io gioco in terza categoria. Va bene che siamo ultimi e tutto quanto, però comunque riuscite a far girare la palla in una maniera veramente pazzesca. E complimenti anche per la vittoria del campionato. È la prima volta che lei allena in terza categoria? No, è la seconda volta, perché all'inizio della mia carriera da allenatore avevo già allenato in terza categoria, quindi è il secondo anno. Per il resto hai già detto tutto te e io non mi resta altro che dirti ok, grazie. No, al di là degli scherzi, sono stati bravi e sono bravi i miei giocatori, quindi il grande merito di quello che è stato fatto e mi auguro di quello che si farà è soprattutto loro. Poi noi cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori per prepararsi e soprattutto per divertirsi, che è la cosa più importante a questi livelli, ma anche una cosa volevo chiedere, perché comunque abbiamo seguito la creazione della Clivense, quindi provini, giocatori che non si conoscono, una squadra nuova che viene creata dal nulla. E da allenatore, com'è stata la difficoltà principale e soprattutto come avete fatto? Ma allora, la difficoltà principale è stata quella di doversi conoscere in maniera molto veloce, perché chiaramente in queste categorie, bene o male, i giocatori sono sempre gli stessi, perché ovviamente si è legati dalla logistica, che è la cosa che è più importante. Nella nostra realtà ci siamo trovati a dover velocemente formare un gruppo, prima di una squadra, con ragazzi che non si conoscevano, che arrivavano da realtà diverse. Perciò torno un po' a quello che ho detto prima, sono stati veramente bravi loro a compattarsi subito, a capire che l'obiettivo più importante era quello di provare a vincere, e ce l'hanno fatta. Prossimo obiettivo, questa coppa proviamo a portarla a casa? Ma noi cerchiamo di vincere tutte le partite, che è quello che poi alla fine conta di più. Credo che sia anche la cosa che diverte di più, perché alla fine penso che tutte le squadre scendano in campo per provare a vincere. Allora, a questo punto, dopo tutti i complimenti che hai fatto, non mi resta altro che invitarti a un allenamento da noi. Non è per niente preparata. No, assolutamente. Voleva veramente invitarmi ad allenarmi con la Clivense e io accetto questo invito. Va bene, poi dopo ci mettiamo d'accordo sui dettagli dal punto di vista economico. Grazie. Okay. Grazie. Kevin, io ti faccio i complimenti, perché Kevin Inzerauto, con oggi quanti gol hai fatto? 25, 23 in campionato e 2 in coppa. 2001, questo ragazzo, quindi complimenti. Invece raccontaci un po' della tua esperienza alla Clivense. È iniziata come è iniziata quella dei miei compagni, abbiamo visto i provini sui social, io ero a Milano senza squadra e ho deciso di provare questa avventura. Ed è andata bene, molto bene. È andata molto, molto bene, te molto l'aspettavi? Bene. Ma sì, in cuor mio sapevo di poter far bene. Beh, comunque gli attaccanti, ragazzi, ci devono credere loro in primis, perché se non ci credono loro. So, come vedi appunto il tuo futuro qua alla Clivense? Ma mi vivo il momento, quello che viene momento. Viene, sì, sì. Cosa migliore. Grande Kevin. Grazie. Grazie. E cioè, visto che il mister ti ha invitato a allenarti, io mi auto-invito a fare gol a Sergio. Va bene, Sere, hai sentito? Ragazzi, ho il piacere immenso di portarvi sul canale anche Enzo Zanin, nonché bandiera storica e uomo immagine del primo Chievo. E come ci si sente a aver iniziato la storia e a continuarla anni dopo? Una bella avventura, dai, un po' da folli, però come dico spesso anche a Sergio, siamo due matti, però una bella storia, dai, è cominciata bene, speriamo di proseguirla. È un piacere essere tuo ospite nel tuo canale, per me è un piacere e un onore, anche soprattutto perché
Il gol che hai fatto quest'anno. Ti seguo. Ma come? Sì, plot twist, no, incredibile. No, no, ti seguo, ti seguo. Non direttamente, ma tramite mio figlio ti seguo. Quindi e lui è un tuo fan, per cui insomma. Plot twist incredibile. Ti aspettiamo allora? Assolutamente sì. Perfetto. Sarà un piacere enorme. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Volevo ringraziarvi intanto di essere venuti a vedere la partita. Ci faceva piacere che portiate a casa un grazie piccolo mille. Regalino. Due nuovi acquisti. Beh, ufficio social. No, credo che sia giusto che provi anche la nostra terza categoria, perché la tua è un'altra che è un altro. Sì, dai. Un altro posto. Quindi è giusto che se hai voglia di venire a provare un allenamento con noi, i ragazzi apprezzeranno anche il mister. Allora, però c'è una cosa che ti devo chiedere, Sergio. Perché quando inizio i video io, li inizio sempre in un modo e tutti mi hanno chiesto. Devi fargli dire questa cosa a Sergio. Dai, spara. Devi dire: questo sono io in terza categoria. Perché io inizio sempre i video così. Quindi ragazzi, per voi Sergio Pellissier. Questo sono io in terza categoria. Niente. Come posso concludere questo video? Io spero soltanto che l'1% della passione che ho visto a Sergio, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, alla Clivense, ai ragazzi della Clivense possa esservi arrivata. Perché? Perché Sergio col progetto Clivense non solo ha creato una squadra di calcio, ha ricreato un sogno per tutte le persone che hanno tifato Chievo e che si sono trovate da un momento all'altro senza la loro squadra del cuore. Ho trovato in Sergio una persona veramente pura, carismatica, buona e soprattutto ho trovato in lui un grande sognatore. Anche se gioco in un'altra squadra, posso dire di essere diventato un tifoso della Clivense. E mi raccomando ragazzi, soprattutto voi che siete nella zona di Verona, andate a supportare dal vivo questa realtà. Perché il calcio non solo è anche questo, ma il calcio è soprattutto questo. Un calcio fatto da persone che non hanno come scopo il far gol per farsi vedere o per guadagnare. Un calcio fatto da persone che finiscono il loro lavoro e poi il giorno stesso con le ultime forze vanno a fare l'allenamento per giocare poi in terza categoria, dove non si viene pagati. E soprattutto Sergio ha fatto un regalo grandissimo alle generazioni future. Per questo motivo io ringrazio Sergio Pellissier, ringrazio la Clivense, tutto lo staff della Clivense, tutti i giocatori della Clivense, tutti i tifosi e i supporter della Clivense e ci tengo a dire che da oggi sono diventato anche io proprietario della Clivense e lo potete fare anche voi. Vi lascio infatti in descrizione il link per supportare con un investimento minimo di 250 euro la Clivense e diventare anche voi proprietari delle quote della Clivense. Link in descrizione. Quindi ragazzi, adesso potrò dire anche io che sono un piccolo proprietario della Clivense, perché donerò, e fatelo anche voi, link in descrizione.